Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Notte di bombardamenti, notte che non sai, che Nina pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua. Guarda la luna Nina. Mario Castelnuovo è uno che da 40 anni quest'anno, compiuti quest'anno, da 40 anni tenta di dire delle cose di uso comune, ma che di solito si dicono poco, soprattutto nelle canzoni. Cioè, le cose da dire sono sempre le stesse, capisci? Però è lo stile di ognuno di noi che crea le differenze. Io non ho mai partecipato a delle correnti, diciamo così, perché penso che tutti i tentativi poetici debbano essere dei tentativi assolutamente indipendenti da ogni cosa già fatta o già sentita. Del resto, stiamo facendo questa chiacchierata proprio oggi, che se n'è andato un artista che davvero, davvero, questa cosa che ho detto un attimo fa l'ha messa sempre in pratica, cioè Battiato è stato veramente un maestro vero, non perché si usa definire maestro uno che fa da tanti anni un mestiere, ma lui è stato un maestro vero. In un'epoca come questa, dove soprattutto la televisione ci sbatte in faccia ogni sera personaggi che tutto sono meno che maestri, Battiato invece ci ha insegnato non soltanto cosa vuol dire la poesia, la musica, ma ci ha insegnato soprattutto cosa vuol dire l'eleganza, la raffinatezza e l'umiltà. Le dico un nome, Amedeo Minghi. Beh, Amedeo, parliamo di tutt'altra musica. Ma Amedeo è un amico personale, quindi i nostri percorsi musicali, che sono da un certo punto di vista in poi, si sono trovati di fronte a un bivio. Uno ha scelto una strada e uno ne ha scelta un'altra, ma tutto questo nulla a che fare con il bene reciproco che ancora oggi nutriamo l'uno per l'altro. E in questo mondo parliamo dando dell'ultimo lavoro, che è complesso perché non parliamo solo di musica. Sì, beh, appunto, ho iniziato dicendo che quest'anno compio 40 anni di questo mestiere, che appunto 40 anni fa è diventato mestiere, e quindi mi sembrava anche giusto, addirittura nei riguardi miei, dopo tanti sforzi, perché voglio dire, dietro ogni rappresentazione pubblica si nascondono anche molti sacrifici, quelli di solito non si vedono. E quindi mi sembrava giusto così riassumere un pochino di cose combinate in questi 40 anni e anche prima, perché in realtà non ci sono soltanto canzoni e due CD con anche degli inediti, ma ci sono anche acquerelli, quello che era il mio precedente lavoro, ci sono racconti, mi piace anche scrivere libri, e quindi là dentro ci sono condensati un po' di racconti che continuo a scrivere. Insomma, c'è una piccola sintesi di tutto quello che io amo ascoltare, leggere, vedere, e quindi anche tentare di creare da solo. Dove vogliamo ricordare come si intitola l'opera? Si chiama Guarda la luna Nina, proprio perché l'inedito è uno dei due inediti, si chiama Guarda la luna Nina, e l'altro è Stanotte ho fatto un sogno. Guarda la luna Nina semplicemente perché mi rendo conto che ogni volta che vado a suonare, come succede a tutti quelli che
che suonano, devo necessariamente fare una canzone, non posso andarmene via senza aver fatto Nina. Guarda la luna Nina semplicemente perché mia figlia si chiama Nina, non c'entra nulla con la canzone, non mi permetterei mai di confondere la vita con le canzoni. Mia figlia si chiama così è nata a Roma in un posto, in un ospedale che è in un'isola proprio al centro di Roma, in un'isola in mezzo al Tevere. E mi sembrava che quella notte, appunto, è la storia di un parto, ecco, è la cronaca esatta di un parto. Nella fattispecie il parto dal quale è nata mia figlia, ma in realtà, ovviamente, cercando di estendere il concetto e anche il sacrificio, in questo caso di mia moglie, ma metaforicamente di tutte le donne, mi sembrava quantomeno doveroso dedicare proprio una canzone a loro in questo, fotografate in un momento così particolare, così felice, ma anche così doloroso. È la cronaca di un parto. Guarda la luna Nina. Cosa ricordi di Sanremo? Hai fatto tanti Sanremi. Sì, ne ho fatti tre come autore e interprete e poi ho scritto canzoni che sono andate a Sanremo per altri. Ma cosa ricordo? Cioè, ricordo che in una settimana si riesce a fare tutto il lavoro promozionale che di solito si fa in un anno. Ci si va per quello a Sanremo. Per il resto non ho particolarmente dei ricordi in qualche modo toccanti, nel senso né positivo né negativo. Cioè è un gran casino, insomma, ecco, per dirlo in modo francese, è un gran casino nel quale a volte circolano dei grandissimi artisti e molto spesso, però molto più spesso, circolano delle persone che l'anno dopo è bene che trovino, che cerchino un lavoro perché è giusto così, insomma. Non basta dire io amo l'arte, bisogna sapere attendere la risposta dell'arte, quello che l'arte pensa di noi, ecco. Questa pazienza ci sfugge e spesso commettiamo dei disastri. E nella musica nascono prima le parole, nasce prima la musica, o a volte nascono insieme? Nasce l'idea, non lo so, non lo so, quello è un fatto tecnico. Nasce l'idea, nasce la sensazione, nasce il fatto che qualcosa ti ha turbato, ti ha colpito positivamente. Nasce come a tutti quanti, sai, prima del Rinascimento gli artisti erano artigiani, erano considerati artigiani, quindi un pochino di sano lavoro deve essere rimasto nelle corde di chi fa questo mestiere, perché altrimenti si esalta, così come è giusto esaltare, come dicevo prima, i veri maestri. E oggi, torno sul discorso d'inizio, purtroppo davvero, il nostro paese è più povero perché ci ha lasciato un vero poeta, un vero poeta, in tutti i sensi, nel senso proprio più globale del termine. Così come è vero che però le radio e le televisioni sono piene di personaggi dello spettacolo che non c'entrano nulla con l'arte, che magari sono bravissimi personaggi dello spettacolo, ma che con l'arte non c'entrano nulla. Sono due cose completamente diverse. Voi dovreste cercare di dare una mano alla comprensione di queste due cose. Come è cambiato a questo punto? In parte già hai risposto. Il mondo della musica, da quando è iniziato ad oggi, lasciando perdere i modi di registrare che sono chiaramente cambiati, però mentalmente come è cambiato e come si vive adesso la musica? Ma sai, quando ho cominciato io, era necessario stare sempre insieme. Le cose nascevano collettivamente. Poi magari uno scriveva da solo e va bene, ma poi le cose si creavano, nascevano lentamente insieme ad altri. E oggi invece viviamo
un'epoca molto, molto solitaria, no? E quindi anche dal punto di vista della creatività, ognuno sta chiuso nel suo studiolo e cerca di percepire il mondo dal dentro. Penso sinceramente che invece lo scambio, soprattutto per chi appunto tenta di essere creativo, lo scambio con altri mondi, con altre mentalità, l'incontro e a volte anche lo scontro sia più che necessario, proprio fondamentale per tentare proprio di crescere, no? Cito per la terza volta Battiato, proprio la sua, tutto il suo curriculum parla proprio in questa direzione, cioè dallo sperimentalismo al pop, al classico, cioè, però è un signore che si è potuto permettere tutto questo dall'alto proprio della sua conoscenza. E fino adesso è mancato il palco. Quando è mancato il palco, e tra breve si dovrebbe incominciare a riavere, però quando è mancato il palco fino adesso? È mancato moltissimo, dico cose già dette, ripeto cose già dette, ma è chiaro che dietro di noi ci sono tante altre persone, quindi non siamo soltanto noi. È mancato, purtroppo per una ragione assolutamente valida e sciagurata. Speriamo che questo sia il segnale buono. Per quanto mi riguarda, io comincio il 18 giugno a Tiene, in provincia di Vicenza, chiedo scusa. Tiene, in provincia di Vicenza, il 18 dicembre ci sarà questo primo concerto, chiamiamolo così, di rinascita. Speriamo che sia davvero un segno di rinascita e speriamo soprattutto che la mamma degli imbecilli stia tranquilla, non si faccia prendere dalle frenesie e tutti coloro che credevano che il mondo fosse piatto e che la pandemia fosse un'invenzione astrale, spero che adesso abbiano capito e che si mettano la mascherina e non rompano le scatole. Che sensazioni provi quando, stando sul palco, vedi le facce di fronte che piangono, ridono, cantano, si emozionano ascoltando, la tua musica? Sai, questo mestiere si fa soprattutto per quello, si fa soprattutto perché quel tipo di comunicazione lì è la linfa vitale, di chi agisce, in questo caso dell'artista, ma senza il pubblico quella linfa vitale viene a mancare. Ecco perché questo è stato un periodo particolarmente online, ma non basta perché c'è una freddezza di fondo che non è congeniale alla creatività né tantomeno all'entusiasmo. È il momento massimo, è il momento di calore nel vero senso stretto del termine, cioè è il momento della condivisione. E tra i tanti lavori abbiamo visto, io ricordo l'Aquila. Sì, quello perché in Abruzzo, fra l'altro, io anche così, a parte un lato della mia nuova famiglia, ma ho anche molti amici. E l'Italia è un paese straordinario, l'Italia è un paese bellissimo. L'Aquila come metafora di tutto quello che non dobbiamo dimenticare, dobbiamo cercare la bellezza dietro casa nostra, perché c'è di sicuro. Viviamo nel paese più straordinario del mondo, non ne abbiamo coscienza, e invece dovremmo cercare di recuperarla per i nostri figli almeno, perché se almeno loro riuscissero a diventarne custodi di tutta questa meraviglia, metterebbero a posto il loro PIL futuro, ma anche il loro stato d'animo futuro, perché la bellezza richiama bellezza e quindi accorgiamoci di quello che succede. Ho parlato proprio di L'Aquila in quella canzone perché volevo che si conoscesse un problema che è abbastanza dimenticato, no? Se ci pensi bene,
L'Aquila è una città che è ancora in ricostruzione, ma se ne parla soltanto quando ci sono gli anniversari. Invece una città come quella avrebbe bisogno di essere comunicata di più. Questo è. È una cosa che viviamo regolarmente e noi veniamo. Beh, poco, anche nelle Marche succede è successo la stessa cosa, ma è proprio perché appunto non abbiamo l'abitudine noi di guardare quello che succede dietro le nostre case. Noi tutti, dall'Alpi alle piramidi, viviamo in posti che gli stranieri definiscono unici. Soltanto noi ci siamo abituati alla bellezza, ma non dovremmo abituarci mai, perché la vera bellezza cambia, muta ogni giorno, se è vera bellezza, altrimenti è una bellezza momentanea. Sai, è un po' come le canzoni, per cercare di terminare questo nostro incontro con una metafora, è come le canzoni. Una volta dicevo che certi periodi sono testimoniati meglio di ogni altra cosa dalle canzoni, perché certe sfumature, certe sensazioni ti fanno subito venire in mente quell'epoca nella quale hai vissuto o hai ascoltato per la prima volta quel determinato brano. E mi auguro che anche questa sia un'epoca nella quale si possa fare quel tipo di discorso, tipo Sapore di sale, no? Tanto per citarne una delle tante. Sapore di sale è la cartolina degli anni 60, c'è poco da fare. Ecco, oggi siamo andati in un'epoca molto frettolosa che evidentemente non dà più molta importanza alla profondità delle cose, ma soltanto all'aspetto esteriore, cioè del brano usa e getta, ma di tante altre cose vorrei dire, anche di certa televisione usa e getta. E fino a qualche tempo fa, insomma, si faceva in modo che queste cose potessero avere un'estensione nel tempo un po' più lunga. E quindi auspichiamo tutti che questo possa riprendere. E mi farebbe molto piacere se chi ci ascolta desse così, per curiosità, un'ascoltata a questi nuovi brani, Guarda la luna Nina e Stanotte ho fatto un sogno, perché appunto, come dicevo, è la sintesi di 40 anni di, spero, onesto lavoro. Tra i tanti brani che hai scritto per vari artisti, tra i Formula 3, Paola Turci, Alessandro Abero, abbiamo visto, non esiste, quale ti ha sorpreso di più che è riuscito a dare una sensazione diversa? Cioè il tuo brano l'hai notato diverso perché ognuno chiaramente dà una propria espressione. Lo interpreta in modo diverso, però ti ha sorpreso un po' di più rispetto a come l'avevi studiato. Ma guarda, in realtà tutti e nessuno, ma sai perché? Perché quando uno scrive un brano per un'altra persona, per un altro artista, in realtà se lo canta e se lo suona dentro di sé, già con quell'estensione vocale, quella voce, se è da donna, se è da uomo, eccetera. E quindi già in qualche modo lo hai ascoltato mentalmente mentre lo scrivi. Mentre invece quando scrivi per te stesso, beh, insomma, credi di conoscerti meglio e quindi sai fin dove puoi osare e magari ti limiti anche. Ecco, quando scrivi per altri c'è questa libertà superiore, proprio perché affidi a un altro quello che è il tuo piccolo messaggio. E devo dirti che questa sensazione l'ho avuta un po' con tutti, francamente. È sempre una bella emozione sentire le proprie note e anche le proprie parole espresse da un altro artista. Tornando sull'ultimo lavoro, noi
un pochettino avevamo dato un'occhiata e possiamo dire che è un diario di bordo di un viaggio che hai fatto in questo periodo, quindi lo raccontiamo come un diario di bordo, il Sì, libro. certo, infatti non è un'autobiografia, non mi permetterei proprio mai di scriverne una. No, è un'altra cosa, ho tirato fuori 40 anni di cassetti pieni e sono cadute per terra tracce di canzoni, di acquerelli, di racconti, di ritratti e ho messo tutto quanto dentro. Naturalmente ho privilegiato la musica, ci sono due CD proprio perché questo è il mio mestiere, ma ho anche privilegiato tutte le altre forme d'arte che amo e che di solito pratico tutte le volte che mi è possibile. E chiudiamo dicendo che partirà la tournée. Per il momento dico questa: 18 giugno Thiene in provincia di Vicenza, però visto che tu, voi siete nelle Marche, mi auguro davvero di poter ritornare nelle Marche, altra regione particolarmente bella. Nel Marche ci sono degli splendidi piccoli teatri a ferro di cavallo, che è il tipico teatro all'italiana, e che mi auguro tanto presto di poter conoscere, nel senso più compiuto del termine. Quindi le Marche le conosce poco, ancora. No, le conosco, ma da professionista anche le conosco, ovviamente. Però dico, sai, noi facciamo un mestiere un po' come chiamiamo le cortigiane di una volta, cioè andiamo dove veniamo chiamati. Per cui mi auguro davvero di poter venire molto presto in questi mesi, da giugno in poi, anche nelle Marche. Sarebbe veramente bello, ripeto, ci sono dei posti magnifici. Io sono così un umile studioso dell'Italia e quindi conosco le Marche, le conosco bene e so quanto siano belle. Mi auguro che presto io possa venire lì a suonare. Beh, a tutti quelli che ci ascoltano, che ci hanno ascoltato oppure che ci ascolteranno nel prossimo futuro, speriamo, un grande saluto da Mario Castelnuovo e a presto sentirci e vederci. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Notte di bombardamenti, notte che non sai, che nina pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua. Guarda la luna, Nina.